Prima schiaccia però. Ha già schiacciato, siamo partiti. È partito, Sì, bravo. già siamo partiti. Facciamo un applauso. Allora, questo signore, il capitano dell'Agras, Giuseppe Gambino, è simpaticissimo, ha fatto anche 3 gol, quindi che cosa ti dobbiamo dire? Che ti devo dire? Fai 3 gol ogni partita. Ma è andata adesso però. Giusto? Sei saggio. Mi hanno sempre insegnato che il dottore ti chiede come stai, non come stavi. Giusto? No, partendo da come E quello è stavi, adesso andato. come stai? Sono, sicuramente Come sono. starai? Fai 3 gol ogni Cioè, partita. sicuramente sono carico, sono strafelice anche perché al di là dei 3 gol abbiamo vinto. Però quella partita adesso è andata. Resterà nei ricordi. Una Che partita c'è domenica? Dove? partita difficilissima per tutti, perché incontriamo a San Cataldo una città, una società, una tifoseria che mi ha dato tantissimo l'anno scorso perché venivo da 6 mesi bruttissimi dove, tra virgolette, stavo pensando anche di smettere. Però, come ho sempre detto anche l'anno scorso, mi hanno fatto tornare una voglia pazzesca, stimoli, ogni giorno avevo stimoli in più, stimoli nuovi. Questo perché San Cataldo comunque era ed è una famiglia, per me lo resterà sempre. Tifosi spettacolari, società meravigliosa, ho avuto dei compagni di squadra pazzeschi. È stata una stagione meravigliosa, purtroppo poi finita male, però non posso che avere dei ricordi meravigliosi. Infatti la priorità, quest'anno lo sapevo, l'avrei data a loro. Poi mi hanno fatto altre scelte tecniche in panchina con il quale comunque io non andavo tanto d'accordo. Con So. l'allenatore che c'è per ora. No, no, assolutamente. Quello che hanno Con preso chi? a inizio anno, senza fare nome, non c'è bisogno. Quello che c'è adesso, Catania, c'è un bellissimo rapporto, figurati. Quello che hanno preso a inizio anno. Ci sta nel calcio non avere rapporti, per Certo. carità. Quindi al di là avevo dato priorità a loro, poi hanno fatto questa scelta e di conseguenza sono stato costretto ad allontanarmi. Ma comunque sei rimasto in ottimi rapporti con l'ambiente, con la tifoseria. Con tutti, io purtroppo mi porto un ricordo negativo dell'ultima partita perché dovevo andare diversamente, però no, Cosa è successo? perché comunque mi fate play-out, vincevamo, ne avevamo due risultati su tre, poi gli ultimi minuti ho sbagliato un gol clamoroso e dopo alla fine ci hanno beffato, quindi siamo retrocessi. Vabbè, la palla, come suol dire, è rotonda e queste sono delle Sì. cose No, che sono quello successe e succederanno l'unica sempre. nota negativa che mi porto, poi per il resto sia la città, i tifosi, la società, tutto l'ambiente è stato con me veramente meraviglioso. Sono stato no, bene, Mi hai detto benissimo. adesso sbrighiamoci perché devo andare a fare il corso allenatore. Cioè, ma tu ti auguri, innanzitutto vuoi fare allenatore? Pensi di essere in grado di fare allenatore caratterialmente, dico io, perché sai Come benissimo che non sempre no, c'è un. assolutamente. Però come ho detto qualche settimana fa, amo i bambini, io i bambini li adoro. Ah, quindi vuoi fare i Quindi mi giovanili? piacerebbe sì, allenare i bambini, sì. Età 14, 15, 16 anni sì, poi per il resto no, perché comunque non è un ambiente che mi piace, perché allenatore purtroppo può fare 5, 6, 7, 10 partite bene, poi ne sbagli due e ti cacciano. Certo. E quindi non è una cosa che mi piace, però allenare i bambini, vederli crescere, divertirmi con loro, questa una cosa che sembra amato, ogni giorno che passa, magari quando sono circondato da bambini, come sta succedendo qua, mi riempiono d'orgoglio già il fatto che mi vengono ad abbracciare, questa è una cosa meravigliosa. Se dovessi allenare un giorno, mi piacerebbe allenare bambini, ma sicuramente non la prima squadra, al massimo il secondo, se qualcuno avrebbe bisogno di una mano, gliela do, che serve magari ogni tanto attaccare qualcuno a muro, allenatore mette una Quindi parte. tenere lo spogliatoio e tenere il gruppo. A parte gli scherzi, comunque veramente. I bambini sì, i bambini li alleno volentieri, però poi per il E resto. allora, abbiamo finito. Dove vai a fare il corso allenatori? Sallone, alla Benedina, siamo 29. C'è tanta ignoranza, che ignoranza a palate proprio. Però ci sta. Vuol dire tanto ignorante? Questo è L'ignoranza di terribile. quella bella, di quella calcistica, quella meravigliosa. Quella nel calcio è bella, l'ignoranza La calcistica. prossima volta che noi facciamo un'intervista dobbiamo parlare dell'uomo Gambino, perché tu sei un personaggio e devo scavare. Volentieri, possiamo fare 3 pezzi di 3 minuti, di tutto in 3 minuti, facciamo 3, 3, 3 e parliamo di Gambino. E in 9 minuti tu riesci a raccontarti? Cioè, il 9 è sempre 9, l'importante è che è Perfetto. 9. Ok, alla prossima. Ciao, grazie, buon lavoro.